Ed eccoci qua ragazzi, ora siamo in Trentino ed è in previsione di fare delle belle cose oggi, infatti passeremo dal Trentino al Veneto per fare un po', spero, di sterrate, strade sterrate su in quota. Andremo verso i Monti Lessinia, i Monti Lessini, faremo la Traslessinia, spero, se è aperta. Siamo a fine aprile, il tempo è ottimo, guardate che giornata stupenda ragazzi. Sono uscito appena adesso dall'autostrada, dalla Brennero, in pratica uscita Avio Ala, e adesso dovremmo già incominciare a salire fra molto poco per andare verso il passo Fittanze, che dovrebbe riportarci in Veneto. Tanto qua avere un paesaggio già mozzafiato già ora. Qua c'è anche Monte Baldo in giro, però noi andremo verso i Monti, i Lessini in pratica. Questo è l'Adige ragazzi, siamo sull'Adige qua. Ma che paesaggio, ragazzi, spettacolo. Non c'è in giro manco nessuno, come si vede bene l'Adige, wow. Eccoci qua, siamo in Veneto adesso ragazzi, guardate, Trentino, Veneto, passo Fittanze. Spettacolo.
spettacolo. Ok ragazzi, io qua non vedo divieti, quindi penso che si possa fare questa strada sterrata e via. Si inizia a fare un po' di strade sterrate, visto che non c'è divieti. Si parte. Non so se è la Transressina, però potrebbe anche essere. Visto che ci sono un sacco di divieti, dal percorso originale ho dovuto un po' fare qualche deviazione. E si fa un po' di enduro. Ecco qua ragazzi, bellissimo, bellissimo. Wow! Vi ripeto ragazzi, non so bene adesso il percorso, il tragitto esatto dove sono, però questa strada semisterrata, semi così, sono sui Monti Lessini, questo è sicuro, però non credo che sia la Translessina. E non so se quella via dal Passo Fittanze si andrà a aprire prima o poi, perché c'era una via chiusa al traffico, devo ancora ben capire, sicuramente magari ci ritornerò. Ma che spettacolo però ragazzi. Che bello. Però questa è davvero bellissima come strada ragazzi. Wow. Fantastica. Io mi sa che seguo questi ragazzi. Spettacolo. Tedeschi, tedeschi. No, italiani. Qua c'è un po' bagnatino. Che belle vallate però ragazzi. Che belle vallate qua sui Monti Lessini. Un po' bagnaticcio, un po' bagnaticcio.
Che stradina, ragazzi! Che stradina! Mi sa che dopo fa... no. Bellissime strade, però non ci sto capendo niente. Vorrei fare un po' di sterrata. Forse di qua riusciamo a entrare in una strada sterrata. Che storia, ma che storia! Spettacolo! Fa freddo, ragazzi, fa freddo! Wow! Passo dal branchetto! Ah, eccola! Penso di sì, non c'è. Ok, quindi di qua si può salire. Perfetto, ragazzi. Bellissimo! Bestia, che bello! Wow! Pietre grosse, pian pianino si fa tutto. Che panorama, ragazzi. Bello, ragazzi, che bello! Vero uno spettacolo! Allora, non la faccio tutta la traslessegna perché ancora non ho ben capito se è ancora chiusa. Ho chiesto informazioni su ad alpeggio, probabilmente ancora chiusa, però non si sa. Perché in teoria apre il 15 aprile. Io salendo non ho visto cartelli di divieto, quindi. Però dall'altra parte, in pratica dal passo Fittanze, c'è il divieto. Quindi non saprei. Quindi onde evitare multe, anche se la pagherei volentieri,
Comunque è una strada percorribile, ragazzi, non è... In teoria dal 15 aprile dovrebbe essere già aperta, però mi hanno detto su che forse hanno avuto qualche problema di... Boh, non lo so, comunque dovrebbe essere aperta. Comunque tornerò verso, penso, giugno, maggio, o fine maggio, inizio giugno, per farla tutta. Sempre infrasettimanale, così non dovrei beccare tanta gente. Così almeno so più o meno che strada percorrere. Qualche chilometro in off-road l'abbiamo fatto. Davvero molto molto bello. Comunque è una sterrata questa, che davvero percorribile da tutti. Se poi non si ha fretta, si va pian pianino. Davvero davvero molto bello. Comunque questa è una strada, questa è la Traslessina, che diciamo fatta per collegare diverse malghe. So di qua, devo andare di qua, le varie malghe della Lessigna. Comunque la prossima volta la farò completa, visto che oggi non sapendo se si poteva transitare non l'ho fatta tutta. In teoria dovrebbe essere aperta, che io sono entrato dall'altra parte, cartelli di divieti non c'erano. Comunque la strada tenuta davvero molto bene. Qua a parte l'asfalto, però vedi che cartelli di divieto non ne ho visti. Teoria di vieti, ragazzi, non ce ne sono, quindi comunque non ne ho visti. Devo dire bel giro, anche se non volete fare la sterrata, passando per il passo Fittanze e arrivando qua sui Monti Lessini. Devo dire che ci sono delle ottime strade, molto molto divertenti. Quindi consigliatissime. Adesso si ritorna giù e niente, io comunque ci ritornerò sicuramente. Vediamo qua se c'è qualche cartello o no, ma qua dove ero arrivato prima niente, quindi in teoria cartelli di divieto, ragazzi, non ce n'è.
l'ho lasciata incompleta, ma la farò, la si farà, la si rifarà. Comunque bel giretto, dai, nonostante non ci ho capito niente, un bel giretto. E adesso che so dove prenderlo, questo giro ci ritornerò sicuramente, visto che non è neanche lontanissimo da casa, sono un paio d'ore, neanche un'oretta e mezza siamo qua. E niente, adesso si scende e io, ragazzi, vi ringrazio, vi saluterei qua. Davvero è una prima prova per fare un po' di sterrate, quindi diciamo che mi sono trovato bene. Strade sterrate, strade off-road facili faremo, perché comunque voglio proporvi delle strade, appunto, che non mettono in difficoltà e che vi possono far gustare anche con tranquillità il paesaggio e i panorami, ovvero come queste che ho appena fatto. Io spero, ragazzi, che la strada che sta prendendo il canale vi possa interessare. Lasciate un bel pollice in su, un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale lasciando attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità. E niente, ragazzi, io vi ringrazio ancora e alla prossima. Ciao ciao!